Finale di primo tempo tra Abusivi e Al Jazeera, 2-0 il parziale, andiamo un po' dai protagonisti. Ciao, 2-0, diciamo partita meritata fino adesso, però diciamo demerito degli avversari. Sì, questo è vero, anche loro stanno giocando abbastanza bene, ci stanno mettendo in difficoltà, però il punteggio ci fa favore. Voi molto molto cinici, 3 occasioni da gol, 2 quantizzate. Sì, sì. Stiamo giocando abbastanza bene, speriamo di continuare. Nella ripresa continuerete ancora così o provate più? Cerchiamo magari di fare ancora più, molto meglio. D'accordo, in bocca al lupo. Andiamo un po' dall'altra compagine, Al Jazeera. No, andiamo al prossimo, Ciao, 2-0. Giusto un flash, una domanda soltanto. Fa nervoso. Come mai un po' di nervosismo? Vabbè, perché è una partita che stiamo giocando noi. Tutto. E abbiamo preso 2 gol per 2 errori, 2 disattenzioni. Calcio è così. Però comunque abbiamo giocato. Come hanno fatto 2 gol loro, ne possiamo fare 2 o di più. Stare solo. Voi state giocando molto, avete spiegato molto, il meglio del portiere. Ma è peccato, la partita non l'abbiamo avuto. È peccato. Vai, in bocca al lupo. Buonasera, siamo nel post partita tra Al Jazeera e Abusivi, tornata 5-4, all'ultimo respiro. Siamo con i due in campo, Garbini, Berisuo e Buglione, MC di questo match. Garbini, partiamo da te. Una partita del primo tempo che l'ha colto il massimo, ovvero su più occasioni da gol, 2 capitalizzate, si era messa bene. Mi ha spiegato molto. Ci siamo persi nei minimi di finale, ci sono saltati quasi tutti i giorni. E alla fine abbiamo detto, dove vai? Ma ci attenzione di resa. Dove hai cercato, solo nel primo tempo, gli avversari non erano tutti a ballare in mano. Gli ultimi minuti giravano con me. Come questa sconfitta? Un po' demoralizzati e speriamo di ritrovare quella cosa, ma si deve dire qualcosa di voi. D'accordo, per me, un po' demoralizzati, capisco, in bocca al lupo così. Io non amico di questo match, io sono la medaglia e parliamo un po' della partita. Prima tempo strano, non credo che abbiamo giocato. Avete fatto voi la partita, però avete raccolto nulla. Come sempre, sì, partiamo sempre in svantaggio, non giochiamo bene, ma prendiamo sempre gol su disattenzioni o su errori nostri in fase offensiva, non ci recuperiamo bene. Prendiamo gol dall'inizio del torneo, penso che siamo partiti sempre in svantaggio. Fortunatamente per merito nostro, nelle ultime due partite abbiamo sempre riaccontato la partita e vinta meritatamente come questa volta. Diciamo, con questo stile di gioco, tu pensi che potete puntare al torneo? Io penso che c'è un difetto grave, no? Una squadra che gioca bene nella volta. Sicuramente, io penso che i difetti vanno sempre migliorati ed è importante riconoscere i difetti. Io penso che se continuiamo a giocare come stiamo giocando, migliorando il primo tempo, forse come tutti possiamo vincere il torneo, perché penso che tutti vogliono vincere il torneo. Una domanda esterna, parlavamo di difetti, secondo te i difetti fisici come possiamo modificare? I difetti fisici probabilmente forse. Ok, ti ho perso le speranze, c'è un bocca al lupo. Va bene, qui devo fare un sorto particolare, non vedi. Dedico la vittoria a tutta la nostra squadra che abbiamo giocato benissimo nel secondo tempo e abbiamo recuperato la partita e la meritiamo tutti questa vittoria, la dedica a tutti noi. D'accordo, va bene, grazie, un po' così. Grazie, credi, ciao. Ciao.